Buonasera a tutti. Abbiamo in tarda mattinata concluso i lavori del Consiglio dei Ministri. Abbiamo approvato un nuovo decreto legge. Il decreto legge è stato elaborato, concepito per affrontare questa nuova fase. C'è una risalita della curva di contagio, di qui quindi la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo. E inoltre abbiamo deciso necessario, abbiamo ritenuto opportuno e anche necessario recuperare quel rapporto tra Stato e Regioni che avevamo costruito anche nella fase più dura. D'ora in poi le Regioni potranno adottare misure più restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale, invece saranno limitate nell'adozione di misure di allentamento. Lo potranno fare solo d'intesa col Ministro della Sanità. Abbiamo inoltre introdotto una misura più rigorosa per affrontare questa fase, e cioè le mascherine, i dispositivi di protezione, d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli. Indossarli in ogni caso, a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Ecco, faccio l'ipotesi, si vive in campagna, isolati, in quel caso si esce all'aperto, è ragionevole indossare la mascherina. Si vive in montagna isolati, in quel caso è ragionevole indossare la mascherina, ma per il resto la mascherina comunque va non solo portata ma anche indossata, perché noi non possiamo più entrare nell'ottica che uno vede una strada non affollata, se la toglie e se la mette. Dobbiamo essere più rigorosi perché vogliamo in tutti i modi evitare nuove misure restrittive per le attività produttive e per le attività sociali. Ecco perché raccomandiamo a tutti, e non facciamo distinzione tra luoghi aperti al pubblico, all'aperto, luoghi privati. L'unica eccezione è consentita per le abitazioni private. Noi non possiamo, lo Stato non può chiedere ai cittadini al chiuso delle proprie abitazioni di tenere una mascherina, e sarebbe anche irragionevole tenere una mascherina tra persone che convivono sotto lo stesso tetto tutto il giorno. Però mi permetto di dire, abbiamo anche qui una forte raccomandazione a tutti i cittadini. Noi anche in famiglia dobbiamo stare attenti, ci sono persone anziane, fragili, vulnerabili, ebbene rispettiamo anche in famiglia, nelle abitazioni private, la distanza. Proteggiamole anche loro con le mascherine se ci avviciniamo. Se riceviamo amici, conoscenti, familiari che non convivono con noi, beh, stiamo attenti, quelle, come ci dicono gli esperti, sono occasioni, oggi, le relazioni familiari, amicali, in cui più si diffonde il contagio. Ripeto, in questo caso delle abitazioni private stiamo parlando di una raccomandazione, ma una forte raccomandazione. Noi fin qui abbiamo gestito l'epidemia con rigore, con coesione, con la partecipazione di tutti e il senso di responsabilità. Se dismettiamo questo senso di responsabilità, se dismettiamo questa disponibilità a fare qualche sacrificio in più in vista del bene comune, ovviamente andremo in difficoltà. Per il resto continuano ad applicarsi tutti i protocolli, quindi nelle fabbriche e gli uffici pubblici continueranno a mantenersi in vita, ad essere applicati i protocolli che garantiscono le condizioni di sicurezza che sono stati ovviamente concordati dalle parti sociali e con il governo, dal governo di Stati. Ecco, queste sono le regole che noi proponiamo, che entreranno in vigore a questo punto col decreto legge già questa sera, da domani si applicheranno. Alcune, ripeto, saranno vincolanti, ma ci sono anche dei comportamenti da raccomandare nell'ambito delle abitazioni private. Un paio di domande. Che non era utile. La seconda cosa che le chiedo, lei parla di unità e coesione,
quello che sta succedendo, la dialettica intensa tra il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico e il Ministero della Salute, con le parole di Sileri, è un segno di slabbramento tra istituzioni che stanno gestendo questa pandemia e la preoccupa? Allora, la prima domanda, perché oggi il vincolo di portare sempre con sé quando si esce e di utilizzare le mascherine, salvo l'ipotesi in cui ci sia una condizione di isolamento, salvo, attenzione, ci sono qualche altra eccezione che adesso preciso meglio, i bambini di età inferiore a 6 anni, chi svolge attività sportiva e chi per ragioni di salute, persone ad esempio con disabilità o comunque hanno difficoltà respiratorie. La ragione è presto detta, noi abbiamo sempre adottato una linea e continuiamo oggi ad adottare una linea metodologica coerente, innanzitutto tutela della salute, primo posto, anche perché il nostro modello dimostra che se tuteliamo la salute poi preserviamo meglio il tessuto produttivo. E adesso voi vedete gli indici economici sono in Italia comparativamente anche più buoni. Poi trasparenza sempre, dobbiamo parlarci sempre francamente, tutti i dati che abbiamo li pubblichiamo quotidianamente. Il ministro Speranza è stato in Parlamento, ha ricostruito la situazione attuale anche in modo ragionato, in modo davanti a tutto il Parlamento, e quindi abbiamo chiaramente diffuso tutti i dati, tutti i ragionamenti ai cittadini e condiviso con i cittadini. E poi ci sono i criteri di adeguatezza e proporzionalità. Le misure noi le adottiamo sempre nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità. Nella fase del lockdown questa misura non era adeguata, proporzionata. Oggi che non vogliamo ritornare in quella fase, riteniamo che questa misura possa segnalare un più elevato livello di precauzione, volendo scongiurare ovviamente misure che possono impattare negativamente sul sistema economico e sociale. Questa è la spiegazione. Per quanto riguarda la seconda domanda, lei parlava delle polemiche, accennava una polemica tra il viceministro Sileri e il CTS. Ho parlato con il ministro Sileri, mi ha spiegato che non c'era nessuna polemica, anche perché lui stesso, nella stessa trasmissione, in tantissime dichiarazioni, ha sempre pubblicamente apprezzato l'operato, la professionalità, la competenza di tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico. Stanno lavorando con noi dall'inizio, sono i nostri esperti non del governo intendo dire, gli esperti della comunità italiana, coloro che quotidianamente analizzano i dati, li leggono, ne fanno una lettura e interpretazione ragionata, quindi lo fanno peraltro anche gratuitamente, sottolineiamo anche questo, quindi nessuna volontà di polemica. C'erano un paio di profili su cui c'è una riflessione in atto, ma nulla di che assolutamente, nessuna polemica. Un'altra domanda, prego. Due cose rapide, la prima, ha ricordato lei, la maggior parte dei contagi avviene oggi in ambito familiare, le chiedo se c'è allo studio un'idea per avere, diciamo, delle regole più stringenti per portare le persone a fare la quarantena fuori dalle mura domestiche, visto che è meglio alberghi Covid e strutture simili rispetto a quanto è stato fatto nei mesi scorsi, dove molti hanno trascorso la quarantena in casa diventando un'occasione di contagio. Seconda cosa, se il tempo che vi prendete da qui al prolungamento del DPCM verrà usato per valutare e studiare, ovviamente sulla base dei dati in crescita, anche nuove misure restrittive. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, le regole sulla quarantena, non è cambiato nulla. Quindi continuano ad applicarsi le regole sull'autoisolamento, sulla quarantena attualmente vigenti. Se poi riterremo nella dialettica, ovviamente nel confronto con gli esperti, ci verranno suggerite nuove misure, le adotteremo. Per quanto riguarda, lei poi faceva riferimento ai rapporti appunto familiari. Nei rapporti familiari è chiaro che lo Stato, ripeto, non può entrare, io ritengo sacrosanto, espressione di un principio liberal democratico, che lo Stato, salvo che non sia proprio necessario, non entri nelle abitazioni private, anche perché comprendete che dettare regole che non possono essere sanzionate concretamente, attuate, non ha molto senso. E di qui quindi la forte raccomandazione, perché vedete, le regole non sono importanti solo perché hanno un meccanismo sanzionatorio. Le regole che noi oggi deliberiamo sulla mascherina all'aperto sarà sanzionata, c'è una multa, no? Fino a 1.000 euro.
ma è ancora più importante la reazione, lo spirito che c'è di condivisione di un progetto comune, di un destino comune da parte della comunità nazionale. È stata questa la nostra forza, è stata quella il segno della nostra resilienza. Quindi riteniamo che una forte raccomandazione ad adottare comportamenti appropriati anche in famiglia, ecco, questa sia la misura maggiore. Se, ripeto, si è tra conviventi è un conto, ma mettiamo da parte le persone fragili, vulnerabili, ma se anche in famiglia vengono persone occasionalmente o familiari che vivono dall'altra parte della città, bisogna comprendere che anche lì ci possono essere occasioni di contagio, quindi la mascherina, regole di distanza valgono anche in quel momento. Va bene? L'ultima. Sono mancato il numero legale due volte ieri alla Camera per approvare queste norme che il governo chiede, è mancata la risoluzione sulla riduzione di maggioranza. Secondo lei ci sono dei rischi per quanto riguarda la maggioranza, guardando per esempio la nota del aggiornamento del DEF, quando servirà una maggioranza qualificata, visto che c'è di ieri, le opposizioni chiedono che lei vada in Parlamento, dicono che non c'è più una maggioranza? Allora, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio dei Ministri, da quando è iniziato la pandemia sono andato tantissime volte in Parlamento, continuerò ad andare in Parlamento, la settimana prossima ci sarò anche per il Consiglio europeo. È verso la fine di questo mese, quindi in questo stesso mese tornerò ancora per il question premier. Detto quindi per rispondere alle richieste, alle domande che verranno fatte. Quindi diciamo che non credo possa essere accusato di sottrarmi al, se vediamo anche comparativamente l'operato di altri presidenti del Consiglio in passato, vado frequentemente in Parlamento. Per quanto riguarda poi l'episodio specifico, c'è stata, diciamo, la decisione dell'opposizione, legittima, non voglio criticare, sono usciti fuori dall'aula e a quel punto lì i numeri non ci sono stati della maggioranza, anche perché molti, come sapete, erano in quarantena, perché purtroppo anche un organo di rilievo costituzionale come la Camera dei Deputati, come il Senato, si devono confrontare con, diciamo, il problema del quorum da raggiungere in un contesto per noi assolutamente imprevisto, cioè un contagio che può ovviamente mettere, rischia di far trovare positivo qualche membro del Parlamento e di conseguenza ovviamente in quarantena altri che hanno avuto un contatto. Però quindi se la situazione del contagio dovesse peggiorare è chiaro che ci sarà un problema oggettivo di raggiungere il numero per quanto riguarda il numero legale previsto per approvazione dei documenti contabili ed economici che dite, però noi confidiamo ovviamente che non si arrivi a quello, che le regole, peraltro le condizioni di sicurezza garantite nei due rami del Parlamento ci preservino da questo rischio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Presidente, volevo commentare l'intervista della Presidente Casellati. Non l'ho letta. Ecco, non l'ho letta.